Un giorno importante per la città di Savona, l'intitolazione del nuovo ponte mobile della Darsena a Sandro Pertini è un momento sicuramente molto atteso da tutti i cittadini che ricordano con amore e con affetto la figura di Sandro Pertini. Non è un caso, credo, che a Savona abbiamo la scuola, abbiamo il museo, abbiamo da oggi un ponte intitolato proprio a lui, quindi la cultura, la scuola, la pace e il dialogo, quello che rappresenta l'idea, l'archetipo proprio di ponte, quindi di dialogo tra uomini. Sandro Pertini predicava queste cose, credo che sia significativo, ma naturalmente questo è un tassello. La città di Savona ha intenzione di fare altre intitolazioni a Sandro Pertini, e altrettanto attese, e quindi insomma il tributo della sua città per il presidente più amato degli italiani. Ci dà la possibilità di rendere omaggio a una persona con la quale noi siamo cresciuti, alla quale abbiamo voluto molto bene, e devo dire sicuramente consegna al milione di passeggeri, di croceristi che ogni anno transita nel nostro porto la possibilità di esportare questa bellissima figura. Con oggi facciamo la 2400esima apertura del ponte e devo dire che il fatto che abbia subito 6 atti vandalici ci ha creato un po' di problemi negli ultimi tempi. Io ringrazio le strutture che sono prontamente intervenute in questi casi e spero che intitolarla una bella figura istituzionale alla quale tutti vogliano bene come Sandro Pertini sia anche un viatico per evitare, diciamo, ulteriori episodi tristi come quelli che abbiamo vissuto in questo tempo.